La città di Castiglion Fiorentino, su iniziativa dell'Eroica in Moto e del suo organizzatore Andrea Leggeri, promuove la mostra Fabrizio Meoni, Il Gigante e lo Spirito della Dakar, visibile dal 10 al 24 maggio all'Auditorium delle Santucce, in collaborazione con la Fondazione Fabrizio Meoni e il Motoclub Fabrizio Meoni. All'interno della mostra, accanto a moto e cimeli, sarà esposta una ricca collezione di foto del celebre Gigi Soldano, il fotografo per antonomasia del mondo delle corse e della Dakar. Questa mostra che abbiamo organizzato innanzitutto è stata voluta proprio per rendere omaggio a Fabrizio, un amico e concittadino che tanto ha dato a Castiglion Fiorentino. Ci sembrava giusto rendergli proprio il giusto onore nell'occasione del Maggio Castiglionese, che quest'anno abbiamo cercato di rilanciare al massimo. E la mostra conterrà delle foto di Gigi Soldano, che è il più grande fotografo attualmente in circolazione, tra l'altro per esempio il fotografo ufficiale di Valentino Rossi, il quale ci ha dato 33 foto, di cui alcune appunto erano testimonianze inedite che nemmeno la famiglia aveva mai visto. Sono qua esposte dentro l'Auditorium delle Santucce insieme a una serie di cimeli che la famiglia ci ha gentilmente concesso per queste 2 settimane di mostra. La mostra alla fine ha anche una finalità benefica. Queste foto possono essere acquistate con un contributo di 100 euro. L'acquirente di queste foto riceverà una ristampa autenticata in originale dallo stesso Gigi Soldano a certificarne l'autenticità e l'originalità. Mi sono avventurato anche, sapendo anche le condizioni dell'amministrazione comunale, a dire una cosa che è un po' impegnativa, però al tempo stesso è fortemente voluta. Ci piace l'idea di realizzare un monumento, qualcosa di perenne per Fabrizio Meoni, oltre quello che è stato fatto, oltre quello che esiste. L'ho detto stamani, prima del taglio del nastro c'era emozione, dopo il taglio del nastro c'è emozione. Nel vedere questi ricordi di Fabrizio ci sono però anche due possibilità: o viviamo di ricordi e magari lasciamo campo alle emozioni, oppure pensiamo a come straordinariamente questo cittadino, questo nostro concittadino che oggi non c'è più, non è più su questa vita terrena, riesce a lasciare intatto un segnale e un segno che è, diciamo, quello dell'identità, intanto, l'identità castiglionese. L'ha rappresentata in maniera maestosa Fabrizio Meoni.